Tutti pagliacci e pagliacci, qui è Megozzo. Benvenuti a questo nuovo video bomba sul mio canale, sulla vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior. Infatti ragazzi, eccoci qui nella nostra stanza con Ronaldo Junior, proprio perché sapete che il nostro papà, quindi Cristiano Ronaldo, è appunto nei guai. Però Ronaldo Junior, ragazzi, ancora non sa niente. Quindi in questo episodio, ragazzi, attenzione, perché Ronaldo Junior aiuterà suo padre ad evadere, non dal carcere, diciamo dalla caserma, ragazzi, perché Ronaldo non ha fatto chissà che cosa. In ogni caso, raga, Ronaldo Junior aiuterà Cristiano Ronaldo a uscire fuori dalla caserma dove si trova, anche se ancora noi non sappiamo niente. Mi raccomando che, ragazzi, stiamo per iniziare il video. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per supportarmi, quindi sapete che ci tengo. E come vi diciamo sempre, io e Ronaldo Junior, in descrizione trovate il mio Instagram, che vi basta cercare @ArianAnthony per essere salutati a fine video da me e da Ronaldo Junior. Quindi mi raccomando, passateci. Ok ragazzi, stranamente papà ritorna sempre verso questo orario. Penso siano le 7, le 8, che ore sono? Sì, sono le 7 appunto. Papà torna solitamente verso le 7 per cenare insieme a noi. Solo che ancora non lo sento, non sento il rombo della sua Ferrari, Lamborghini, quello che è. Quindi ora vado a chiedere a Giorgina che fine ha fatto papà. Mamma, allora, guardate ragazzi, oggi io e Giorgina siamo vestiti coordinati. Lei c'ha un maglione giallo, io c'ho un maglione giallo e schiere. Mamma, che è successo? Perché sei incazzata? Ragazzi, Giorgina è incazzata, che è successo? Che sarà mai successo? Ragazzi, c'è un problema di fondo, perché Giorgina e Ronaldo Junior stanno parlando in questo momento e sta spiegando che Cristiano Ronaldo è stato fermato in caserma. Come è stato fermato in caserma? Ma devo andare subito, sti andare! Andrea, a salvare mio padre! Corri, aspetta un attimo, ma in caserma dove? Non ho chiesto dove cavolo si trova. Sì, perché Ronaldo Junior fa queste cose, che chiede e non sa dove si trova. Mamma? Sì, scusa, sono stato troppo precipitoso. Che è successo, papà? Ok, stiamo ascoltando il discorso di Giorgina. Ci sta dicendo che Cristiano Ronaldo è stato fermato in una caserma che si trova alla caserma principale di Los Santos, dopo essere stato spostato perché andava troppo veloce con la sua moto e ha detto che ha aggredito uno. Gli avrà fatto sicuramente il colpo segreto in onore di suo figlio, il mitico e unico Ronaldo Junior. Ragazzi, vabbè, basta. Basta pavoneggiarsi da soli. Allora, sì, ho capito dov'è. Secondo quello che ha già detto la mamma, papà dovrebbe essere stato arrestato forse qui, vabbè, da qualche altra parte. È stato portato alla stazione, alla caserma principale, che non erro, dovrebbe essere questa. Me la ricordo bene perché ci sono scappato anche io, ragazzi. C'è scappato Ronaldo Junior dalla... quindi si dovrebbe ricordare a bomba. Ok, mamma, basta, tranquilla. Giorgina, ci penso io. Ci pensa Ronaldo Junior a risolvere la situazione, schere. Ok ragazzi, qui serve un piano antifuga per far scappare papà, perché magari lo rilasciano domani, magari dopo averlo fatto uscire lo riarresteranno, ma chi se ne frega, perché noi adesso faremo evadere nostro padre dalla caserma in ogni caso, perché questo video, ci tengo a precisare ragazzi, è stato scelto da voi. Infatti molti nei commenti avete anche spolliciato questo commento qui, dove dicevate che Ronaldo Junior sarebbe dovuto andare a liberare suo padre dalla caserma. E ragazzi, infatti, così faremo. Per cui, mi raccomando, spolliciatelo tanto. Ora dobbiamo solo decidere con che auto andare. No, vabbè, andiamo con la limousine, ragazzi. Sarebbe male come idea. Il tempo è una merda. Infatti avrei preferito rimanere a casa a vedermi qualcosa su Netflix, su Sky, la partita. A proposito, papà deve giocare domani, quindi devo liberarlo per forza. Domani c'è la partita contro il Valencia. Quindi, allora, quale auto potremmo prendere per fare questa fuga alla Bonnie Clyde? La Ferrari, la Mercedes o la Sesto Elemento? Ragazzi, ma la risposta è scontatissima. Non la Sesto Elemento, perché l'avevo presa praticamente sempre. Prendiamo questa, ragazzi, la Mercedes, che è forse la macchina adatta per questa fuga. Anche se penso che papà si incazzerebbe molto se la rovinassimo. Vabbè ragazzi, deve dire già che stiamo andando a salvare. Fiondiamoci subito in caserma. Cioè ragazzi, guardate, io potrei tranquillamente starmene a casa. Noi invece devo andare a salvare quel ritardato di mio padre che si fa arrestare. E poi guardate, Ronaldo Junior non ha alcun tipo di patente, cioè ha solo quella per portare la moto, che okay? Abbiamo fatto anche il corso tempo addietro. Lo ricorderanno lo 0,001%. E in ogni caso, cioè, guardate il paradosso.
Cristiano Ronaldo con patente, tutto, è stato arrestato. Io che non ho niente, ragazzi, non sono stato mai arrestato. Quindi è schere. Vedete, fa sti danni, Ronaldo Junior. Qui davvero non farà il pazzo. Che adesso il pazzo lo potrei fare dopo, quando la polizia ci inseguirà molto probabilmente. Quindi, ragazzi, veramente cerchiamo di salvare papà, perché domani alla partita e papà è stato arrestato dai carabinieri. Peggio ancora, ragazzi, quindi dobbiamo darci una mossa e andarlo subito a salvare. Che cosa ho evitato? Un mega incidente. Ah, ragazzi, io in realtà penso di fare una furbata e dire vabbè, vado di notte quando ci sono meno persone. Invece, ragazzi, a quanto pare ci sono 1, 2, 3, 4, 5 pattuglie, 6, 7, 8, 9 pattuglie. Ragazzi, non mi resta che fare il giro, girare da qua e cercare di liberare papà in qualche modo, perché poi l'unica auto con cui potremmo scappare mi sembra ovvia la Mercedes. Sapete qual è il problema? Che lasciarla in questi vicoli a quest'ora, perché ragazzi, come vedete, l'imbrunire è arrivato, non è per niente affidabile. Quindi cerchiamo di metterla, nasconderla il più possibile. E ora come esci, Ronaldo Junior? Ecco, infatti, dall'altra parte, perché è ritardato, ha parcheggiato troppo vicino al muro. Vabbè, va. Ok, ragazzi, sono esattamente le 21:13. Cerchiamo di far evadere papà il più velocemente possibile, anche perché domani è la partita e anche perché, cioè, mi devo prendere io cura di lui, dovrebbe essere il contrario. Ok, possiamo fare la stessa cosa di quando facemmo... Ah, ma dobbiamo entrare da qua. Ok, ragazzi, possiamo entrare dal retro sperando che... Oddio, è partita un'ambulanza. Oddio, nasconditi. Sono partite 1, 2, 3, 4 pattuglie, oh mio Dio. Chissà chi stavano inseguendo. Che sta pure un elicottero, è la madonna, cazzo, è una rapina. Vabbè, in ogni caso, meglio così, ragazzi, perché meno pattuglie ci sono, meglio è per Ronaldo Junior. Perché adesso scavalcheremo, andremo dal ponte, magari non da qua, razza di ritardato che non sei altro, ora devi rifare tutto il giro. Scavalcheremo il ponte, ragazzi, e cercheremo di salvare papà, perché meno pattuglie ci sono, meglio è. Ma devo salire qua prima di tutto, infatti. Ok, ragazzi, è talmente impegnata a fumarsi la sua sigaretta che potrei prenderlo col colpo segreto, oppure potrei scendere da là, ma è troppo alto e eviterei soltanto di farmi sgamare e farmi arrestare anche io. Ok, ragazzi, non c'è altra alternativa. Colpo segreto. Oddio, lo sei buttato addosso. Tutto a posto. Che colpo segreto era quello, Ronaldo Junior? Ma ti sei buttato sulla fiancata, tipo. Sinceramente è da capire che razzi di colpo segreto era quello, perché si è buttato sulla fiancata, il tizio è inciampato, non ci ha visto ed è svenuto. Ragazzi, riesco a capire il perché, ma il colpo segreto di Ronaldo Junior stordisce tutti sul colpo, a parte altri, vabbè. Comunque, facciamo attenzione, perché ragazzi, da qui in poi ci dovrebbero essere, questa è l'entrata di servizio. Dovremmo fare attenzione perché da qui in poi c'è l'entrata di servizio, quindi da qui in poi potremo trovare altri poliziotti slash carabinieri, penso più poliziotti, perché carabinieri alla fine, ragazzi, si occupano soltanto di portare le persone dentro. Ma la cosa più importante sono i mi piace, quindi mi raccomando, spoggiate questo video, anche perché Ronaldo Junior vi sta per fare una cosa che non vedete mai più. Per cui, ragazzi, mi raccomando. Ecco, Ronaldo Junior, magari se cammini così sei leggermente più cauto rispetto al normale. Ok, ragazzi, silenzio, silenzio, silenzio assoluto, perché stiamo per scoprire se è nostro padre qui dentro. Piano, piano, Ronaldo Junior. Oddio, ma ci sta uno a dormire. Non mi ha visto, non me l'ho visto, non me l'ho visto. Qui, qui, veloce, qui, 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 qui. Cristiano Ronaldo! Ma che diavolo sta facendo? Papà! Minchia, ragazzi, è scemo o è scemo? Papà! Ragazzi, non so come chiamarlo più. Cristiano Ronaldo! Messi ha vinto il pallone d'oro! Speriamo che si gira adesso. Dobbiamo essere rapidi e veloci. Intanto, papà, il mio 3, sgattaioliamo fuori alla velocità della luce. 3, 2, 1, via, 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 vieni papà, esci. Ecco, ragazzi, come previsto, sono appena scattate le stelle, corri papà, non ci hanno visto, che ritardati. Dico, c'è ancora il poliziotto, papà, corri, 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 corri. Oddio, si è pure aperto il cancello. Ok, ragazzi, è partita già una pattuglia. Oddio, vabbè, giustamente, essendo la stazione di polizia, è già partita. Papà, corri, oddio, ci stanno sparando, ma che diavolo, corri, corri, CR7, corri papà. Papà, dove diavolo sei, muoviti. Mi fai mettere gli abbaglianti, ma se non vedo niente. Papà, vuoi salire? Ci abbiamo la polizia che ci sta per venire a prendere. Ok, Ronaldo Junior, questa la potevi risparmiare. Oddio, va! Sta scassando l'auto di CR7. Non scassare l'auto di nostro padre. Piano, Ronaldo Junior, ma no! Sapevo che andrà a finire così. Forse era meglio se fai guidare Ronaldo. Però non c'è tempo, ragazzi, non c'è tempo. C'è la pola bus che ci segue. Sta scassando l'auto. Basta! Ok, ragazzi, Ronaldo Junior sarà seriamente nei guai. Forse dovrà rimanersi a casa nel suo letto a vedere Netflix.
E ragazzi, Cristiano Ronaldo sta bestemmiando in ogni lingua. Dice Ronaldo Junior, vi dà bene. Ragazzi, ora c'è solo una cosa da fare, c'è da seminare la polizia. Povera Mercedes, ragazzi. C'è il concerto di Sfera e Basta, ma dove? Oh, ci devo andare per forza. C'è il concerto di Sfera e Basta, live stream. Ronaldo Junior, è il momento di pensare ai concerti di Sfera e Basta, porca miseria. Dove vai? Basta. Ma ragazzi, ricordatevi di non fare mai più fare una... non una rapina. Non far mai fare un sabotaggio mai più a Ronaldo Junior, mai più. Ce l'abbiamo fatta? Papà! Papà? Sei salvo? Sei contento? È sembrato che Cristiano Ronaldo ci avesse guardato male. Papà? Papà è incazzato. Papà, ma non sarei mica incazzato perché ti ho spasciato completamente. Oddio ragazzi, sta uscendo del fumo dalla macchina. Forse dovremmo uscire. Papà? Rissa tra 3, 2, 1. Il davanti è completamente distrutto. È tutto rotto. Papà, stai calmo. Papà, per questo ringraziamento per averti salvato. È caduto da solo. Papà, ascolta papà. Costringimi a salire sulla macchina. Allora, papà, ascoltami. Io l'ho fatto per salvare te. Ma perché ti incazzi? Vabbè, colpo segreto, dai, tieni. No, non l'hai preso. Secondo me Cristiano poteva almeno mostrarci un po' più di riconoscenza. Però in ogni caso va bene così. Quindi, ragazzi, se questa fuga vi è piaciuta, obbligatoriamente un bel mi piace ed iscrivetevi al canale per supportare la serie. E attenzione, un avviso importante. Ragazzi, sta per tornare, o meglio, ditemi voi se volete di nuovo la vita reale da cantante, da rapper, che sta per ritornare. Già, perché questa serie è un po' vecchiotta, un po' vecchia di quasi un anno, che è stata interrotta, ma che sto ripensando di riportare. Quindi fatemi sapere se la rivolete nei commenti, scrivendomi sì Omega la vogliamo, no Omega non la vogliamo, sì la vogliamo, e magari mi scrivete anche i cantanti che vorreste vedere. Quindi mi raccomando, Come promesso, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Saluto Cacco118, Shipor634, Forleo Federico, Lauro Tarru 2005 e Max Viviano Official. Ragazzi, questi sono i 5 bomberini di oggi. Quindi, se che voi potete essere salutati in tutti i prossimi video, mi raccomando, cercate in descrizione @RealAntony. Metti a seguire, mettete mi piace, così saluto le ultime notifiche apposite. Quindi mi raccomando. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Grazie a tutti per la visione. Fatemi sapere per la vita reale da rapper nei commenti. Come Gozzo. E ci becchiamo al prossimo video. E scherzo!